Una partita finita 2-1 indirizzata dai due rigori, uno non è stato realizzato, l'altro invece sì, è cambiato tutto, penso. Una partita giocata, combattuta da tutte le squadre, comunque a viso aperto, tattica e volitiva da entrambe le parti. Purtroppo non è un periodo, cioè, sono veramente le annate che nascono e probabilmente finiscono così. Crei la situazione per poterla sbloccare, invece fino adesso l'hanno fatti tutti e capiti della prontezza di Crisco, di Cabece, magari quel gol lì cambiava la partita. Inizia il secondo tempo, sembrava che stavamo facendo meglio di loro, cioè sembravano che stavano disunendo, si fa male negro, sto per fare il cambio e facciamo quel pasticcio, poi rigore, non lo so, cioè, non lo so valutare dalla panchina, andiamo sotto e poi nel contropiede loro sono bravissimi, che hanno giocato veloci davanti, ci fanno un secondo gol. Per la parte quei 5 minuti, 10 dove abbiamo preso poi il secondo gol, dove ci siamo disuniti un attimo, siamo sempre fino alla fine abbiamo provato a cercare di rimediare, trovando il gol con Castellani e provando tutti a dare il massimo. Ecco, il limite maggiore in quest'ultimo mese è proprio la mancanza del gol. Quattro partite di fila, praticamente senza segnare, fino a che non ha segnato Castellani. Non si riesce proprio a concretizzare quello che si produce. Oggi hai anche cambiato l'attacco, cercando Sì, qualcosa di ho diverso. provato a fare qualcosa di diverso, anche perché vedendo gli allenamenti della settimana, oltre alle prestazioni della domenica, volevamo prendere più in velocità col fraseggio corto con Gagliardi e Scalzi davanti, supportati comunque da Castellani. Avevamo già giocato con questo modulo a Fezzano, dove avevamo fatto comunque una discreta partita, non riuscendo a trovare il gol. Abbiamo provato a cambiare qualche interprete per quelli che abbiamo da poter cambiare. Devo dire che l'abbiamo fatto anche discretamente bene, cioè finché ha retto le forze a Pippo, è stato in partita, ha fatto il suo, Gagliardi ha fatto secondo me un'ottima partita, e Castellani si è andato l'anima fino a trovare con le gol in finale, però non è sufficiente, non basta, soprattutto con tutto questo sapone attrezzato, col morale alto e con delle capacità all'interno. Come vivi la situazione con la tifoseria che contesta, squadra, allenatore? È una cosa che ti condiziona oppure ci sei abituato, diciamo, avendo giocato Abituato non ci a sono, lungo, magari? io ho giocato 10 anni nella Sì. Sarnese con Carlo Calabria e siamo tra i due giocatori di 30 anni che hanno fatto più presenza nella Sarnese e questo mi rammarica, cioè, la città in cui vivo, però non posso stare a pensare, a dire, cioè, se devo fare da parafulmine lo faccio io, non c'è problema, che su di me lo facciano quando mi devono, speravo di avere un rispetto diverso. Quale Dio do, purtroppo non è così, sono rammaricato e spero che ci faccia tenere più uniti ancora come squadra e cercare di tirar fuori qualcosa in più ogni domenica che ci possa portare a fare dei risultati e tirarci fuori da queste secche, da questi risultati che ci portano a un'annata comunque difficile. Siete a 4 punti nel playoff e domenica trasferta a Montecatini. Sì, Come ma vedi le è prospettive? settimane che, Sì, ripeto, non è un discorso che si ripete. playoff, cioè è il fatto di riuscire a trovare il risultato, a trovare la Sì, che soluzione dia il morale positiva, per cioè ripartire. da trovare il gol, da evitare di prenderlo, però a trovare la soluzione offensiva che purtroppo in questo momento siamo carenti, cioè abbiamo creato occasioni, non è che non le creiamo. Cioè, oggi sicuramente meno di altre partite perché comunque giocare con una La squadra miglior difesa del di ottimo campionato, livello è la appunto. migliore difesa del campionato, però ci siamo andati, ci siamo trovati, magari l'ultima rifinitura, la conclusione non l'abbiamo concretizzata, però la volontà della squadra è stata totale, sicuramente giocare in ambiente come stiamo vivendo in questo momento non è facile per nessuno, però quello che posso dire, i ragazzi lavorano, si impegnano, cercano di fare quello che gli chiedo al massimo della loro capacità. Ci siamo infilati in un tunnel che non è facile uscire, però le nostre armi, le nostre forze le tirare fuori al massimo.